Sì, lui, ecco, Wender è coerenza pura. Sì. È scemo da quando l'ho incontrato ed è più scemo adesso, incredibile. È scemo dove si pettina, dai. Esatto, è proprio scemo. Ci colleghiamo con un Wonderland, andiamo. Wonderland. Wonderland. Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Il mio preferito. Andiamo. Pronto? Pronto? Chi è che parla? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Mio fratello? Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Guarda, siccome... che fratello neanche do, rompi i miei coglioni adesso che perché me sono stufo. Ma eri pericolo da qualche parte. Eri intracciabile? Ma chi? Mio fratello non ce l'ho! Certo. È morto mio fratello! Ci sentiamo allora! Vabbè! Ci sentiamo allora! Pronto? Pronto? Sì! Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Di? Io sono un amico da tuo fratello! Bene. Senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? 80! Ciao, ci sentiamo allora. Va bene, ciao. Ciao. Pronto? 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 Io sono un amico da tuo fratello. Sì. Ma è reperibile da qualche parte? Come? Era intracciabile? Chi è? Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene? Ma lei da dove telefona? Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma va bene. Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo. Barricata. Pronto? Pronto? Sì. Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Senti, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma mio fratello Vincenzo? Ma è reperibile da qualche parte? Non hai il suo numero di cellulare, scusa. Era intracciabile? Sì, se lo chiami sul cellulare, sì. Senti... Oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? No, io non posso spostarmi per lavoro, non... Poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei? Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo. No, no, ma senti, no, per curiosità, te, quanti anni c'hai? Ma vaffanculo, Wender! Ci sentiamo, allora. Ma inculato, bastardo! Ti hai inculato, figlio di puttana! No. Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio. No, pronto? Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo. Medeghi? Chi è Enzo? Grazie. Renzo? Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. Renzo? Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare. Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicessi davanti a tutti. Bastante. Allora andate... No, l'hai detto. I giri urbani, tu avete detto. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è... Aia. Pronto? Aia. Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai. Pronto, Amedeo? Chi è? No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Uochi te stramorte viva, mezzo Amedeo, uochi te morte viva. Perché c'è un progetto abbastanza... Io mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi. Vabbè. Ci sentiamo allora. Uochi te stramorte viva, via. Ciao. Ha ha.
Chiudiamo qui il Wonderland. No. O lo massacriamo ancora? No, ma sta ancora. Bravissimi, così mi piacete. Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Chi è? Ma chi è? Io sono un amico di tuo fratello. Che c'è, ma pure c'è fangolo, chi te sulla morte è qui? Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè... La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi li sono tutti in una notte, con la chitestra morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio. La madre deve essere normodotata con la chitestra morte vive. Certo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Pronto? Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto. Sì. Vorrei parlare con Sergio, per favore. Ma non ci sono... Gli dica che sono Enzo. Ma chi sei? Chi gli dica che sono Enzo. La morte viva. Ma chi è? Ma tu che vuoi, vita? Beh, ancora a casa stai. Cornute. Ci sentiamo allora.